Le sfide e le opportunità previste nella nuova PAC 2023-27. Se ne è parlato a Villa Giustozzi a Pollenza nel partecipato convegno dal titolo Nuova PAC, come garantire un reddito equo agli agricoltori marchigiani perseguendo la mitigazione dei cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la tutela ambientale, la qualità e l'innovazione. Nel solco dei progetti che stiamo organizzando, finanziati dalla misura 1-2A del vecchio PSR 2014-2020, oggi abbiamo voluto offrire agli agricoltori la possibilità di ascoltare il professor Frascarelli, che ci ha illuminato con le sue indicazioni di prospettiva sulle nuove frontiere e sui nuovi obiettivi dell'agricoltura. Il Consorzio Formacop si colloca in questo contesto come un organismo che è in grado di fornire agli agricoltori non solo le informazioni relative alle novità sulla PAC e sulla normativa in materia agroalimentare, ma anche di supportarli con percorsi di informazione e di formazione professionale. L'importante è dare le informazioni. Questa è una PAC difficile, è una PAC che è pensata da una scrivania a Bruxelles e quindi c'è una difficile applicazione. Adesso sta anche alle nostre strutture amministrative, regioni, province, comuni, ministero, semplificare, semplificare, semplificare. Perché semplificando si può fare tanto anche con una PAC fatta così male. Il professor Angelo Frascarelli, docente Università di Perugia e presidente Ismea, ha illustrato e fornito chiarimenti sulle misure previste dalla nuova programmazione della PAC e del CSR, complemento di sviluppo rurale. C'è un dato positivo in questa nuova PAC, che rimangono invariate le risorse finanziarie. Per l'Italia 7,3 miliardi di euro e quindi grosso modo le stesse risorse anche per le Marche. L'altro dato è che cambiano notevolmente i pagamenti diretti, quelli che normalmente l'agricoltore chiama i contributi ad ettaro, perché avremo uno schema a 5 pagamenti e questi pagamenti sono più selettivi del passato, per cui ci saranno degli agricoltori, diciamo, che vanno più in linea con questa nuova PAC, che avranno più risorse, e degli agricoltori che invece si limitano a fare quello che hanno sempre fatto, che non vanno nella direzione di questa PAC, che porta verso un maggiore impegno verso la transizione ecologica, che vedranno una riduzione dei pagamenti. Comunque è una PAC che cambia le cose agricoltore per agricoltore, quindi un invito a ogni agricoltore a conoscere bene questa riforma.